Ciao a tutti! Oggi parliamo della leggenda metropolitana secondo cui un cane grosso non può stare in appartamento perché altrimenti soffrirebbe troppo o perché diventerebbe ingestibile avere un cavallo che corre per casa travolgendo tutto. In realtà le dimensioni non sono la cosa più importante da considerare quando si porta un cane a casa, ma bisogna prima di tutto prendere in considerazione quali sono le motivazioni e le attitudini della razza o dell'incrocio di razze, ovviamente. E quali sono le esigenze di attività del cane? Conrad Lorenz, il padre dell'etologia, nel suo bellissimo libro L'anello di Re Salomone, scrive: "E della vivacità si deve anche tener conto nel calcolare il rapporto tra le dimensioni del cane e quelle dell'appartamento, della casa o del giardino in cui dovrà vivere." Il setter, un cane sentimentale per cui la massima felicità consiste nella silenziosa contemplazione del padrone, soffre meno per l'angustia di un appartamento cittadino che non un irrequietissimo piccolo terrier. E se lo dice lui, siamo tutti d'accordo. D'altra parte, ha più bisogno di movimento un bovaro del Bernese o un piccolo Jack Russell che ha l'argento vivo addosso? Ancora, ha più necessità di spazio un alano, che è un cane di taglia gigante che mai ci sogneremmo di metterci in casa, oppure un husky o un border collie, che invece potremmo pensare di portare a casa con noi. Vi ricordo solo che l'husky tira le slitte, è stato selezionato per tirare le slitte, e il border collie è un cane da pastore che conduce le greggi. A voi le considerazioni. È anche importante decidere che cosa potrà fare il cane in casa. Infatti, grande o piccolo che sia, non è corretto lasciargli fare le corse di Indianapolis in casa, mentre è necessario fargli fare le sue uscite quotidiane e permettergli di fare movimento al parco o in campagna se si ha la possibilità. È anche importante che in casa abbia un suo angolino o angolone tranquillo in cui ritirarsi e dove riposare indisturbato. Ricapitolando, spesso i cani di taglia piccola come i terrier e i bassotti possono essere molto vivaci, mentre i cani di taglia grande o gigante sono talvolta più lenti e più tranquilli. Per esempio, molti molossoidi dormono tanto, hanno uno scarso livello di attività e poche esigenze di moto. Quindi fate molta attenzione quando scegliete il vostro compagno, a quale razza o a quale incrocio di razze appartiene, per non trovarvi sorprese. Fatemi sapere quali sono i vostri compagni cittadini. Alla prossima, ciao!